Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, in questo nuovo gameplay. Lo so, è tantissimo che non ne carico uno, ho avuto la settimana scorsa, diciamo, mi sono preso le vacanze, ho caricato solo il News of the Week e un video di unboxing, ma da oggi si ricomincia a tutti gli effetti. Allora ragazzi, nell'ultimo video ci eravamo lasciati qui quando abbiamo battuto con Crystal, se non sbaglio, Orion. Adesso ragazzi, non so se vi ricordate la storia, se continuate forse andate a guardarvi l'episodio precedente, ma in sintesi probabilmente ora Orion si accorge che i cavalieri hanno ragione, che Hilda è controllata e tutto, e allora decide di diciamo, in un certo senso, non schierarsi con loro, però comunque di liberare da questo maleficio la sua regina. Però ovviamente spunta Siria, che è il cavaliere, diciamo, d'oro, che non è d'oro, comunque è il cavaliere del mare, il cavaliere di Nettuno, perché è Nettuno che ha organizzato tutto questo, perché voleva distruggere Atena. Orion vede Siria e allora decide di, ragazzi, di affrontarlo per liberare poi dal maleficio la sua regina. Io vi raccontavo tutta sta cosa per capire, insomma, quella storia. Poi ragazzi, ovviamente nel video, in realtà, perché non è una parte seconda, ma nel video video precedente, non mi ricordo se l'ho tagliato questa parte, comunque praticamente Pegasus ha raccolto il cosmo dei suoi compagni per dargli il colpo, diciamo, finale a Orion, perché alla fine è arrivato Pegasus, visto che Crystal, Phoenix, Dragone e Andromeda, anzi non Dragone, sono stati battuti tutti da Orion. Qui Pegasus, ragazzi, pensa di aver battuto tutti i 7 cavalieri divini, ma si accorge appunto che arriva Siria, ragazzi, perché sente la musica e si accorge, insomma, di Siria. Ti avevo detto di non sottovalutare i cavalieri di Atena, Hilda. Eccolo qua, ragazzi. Siria. E poi niente, ragazzi, ora succede quello che io vi ho detto. Orion, che in realtà non è morto, ma è stato solamente sconfitto, si riprende e attacca al massimo della sua potenza, tranne l'energia che è il meno 10%. Attacca Siria. Ora io non ricordo sinceramente quanto è forte Siria, e non ricordo neanche i tasti, perché un po' non gioco. Ora vediamo. Però che figura di merda, vediamo. No, ok. Ah sì, vero, l'unico problema di Orion è che il cavaliere, credo, più lento che abbia mai usato. Cioè proprio anche più avanti non ce n'è uno veramente più lento qui, però ovviamente c'ho un dalla sua parte una grande cosa, ha una potenza, ragazzi, che è micidiale. C'è un colpo di Orion, è lento, come avete visto, cioè se non ero lontano mi avrebbe preso Siria, perché tra le altre cose Siria si cura, mi pare. Ah, quindi gli attacchi di Orion ovviamente sono così stranissimi, però insomma, ragazzi, bello sto colpo, bello potente. Comunque non è sempre molto facile, perché appunto, come vi sto dicendo, Orion è lentissimo, mentre Siria, guarda, è un pugno quanto li toglie, ma guardate cazzo quanto è lento. Però dall'altra parte, diciamo, Siria non è che sia esattamente un grande parala, guarda come riuscita a parare, infatti mi è riuscito a ferire. Tu non ti ho visto? Ti ho visto. Guardate quanto c'è stato a caricarsi. Guardate, praticamente, ragazzi, quanto è lento. Cioè, è lentissimo. Non mi aveva fatto niente fino adesso Siria, ma da quando praticamente, ecco, sparisce. Vedete ragazzi, appena io vengo colpito con Orion, che succede con lui, è talmente lento che non riesce a riprendersi subito, e gli altri, soprattutto quelli veloci, non so approfittare. Sì, diciamo che lui è estremamente veloce,
per fortuna io non è riuscito a approfittarne al dovere, perché un colpo di olio non aveva visto da titolare un macello, proprio è fortissimo. Però ovviamente qua siamo sempre alle soglie di questo gioco. Finisce. Però il problema è che poi finisce che io lo batto, ma poi il gioco dice, cioè fa, segue la storia, quindi nella battaglia lo batto, ma poi nella storia io ho perso. Questa è la cosa brutta di continuo sempre a ripetere in ogni video, la cosa brutta di questo gioco è questo. Ah sì, vero, perché si è perforato i timpani, perché così non sente pensava di non sentire la musica di Siria, ma in realtà l'hai sentita lo stesso. Vediamo se è vero. Ma io mi ricordo così. Infatti mi sono perforato i timpani, ma non lo sento ancora. E poi ragazzi, praticamente qui che succede? Che Orion si attacca a Siria dietro e si sacrifica, un po' come ai tempi Sirio stava facendo nella casa del Cavaliere d'Oro. Chi era? Era Cancer, era col Cavaliere. Se ve lo ricordate scrivono nei commenti, in questo momento mi sfugge. Comunque, chi ha passato il Cavaliere del Zodiaco lo sa, quel Cavaliere dove Sirio si è portato al limite estremo nella casa, là, nelle sette case, non era 12 case dei Cavalieri d'Oro, e poi era Capricorn, ecco là, il Cavaliere era Capricorn, e poi l'altra Capricorn però l'ha letto proprio la vita, sì. La stessa cosa ha fatto Orion, peccato che però Orion muore, forse. E ragazzi, alla fine qui ne rimane uno soltanto, ma visto quanto sarà lungo, perché mi pare che sono una serie di scontri, sono due o tre, lo vedrete nel prossimo episodio ragazzi, quindi mi dispiace che ci sia solamente uno scontro, ma ci sarà nel prossimo episodio la continuazione e la parte finalmente finale della serie di Asgard, cioè ovvero dove avremo battuto tutti, compreso Hilda, e vedremo cosa succederà dopo, se continuerò gli altri due capitoli, perché ho visto molti cali rispetto all'inizio. Ci sono stati, cioè, il primissimo episodio dei Cavalieri dello Zodiaco, sono 200 visualizzazioni, mi pare, questo, cioè, di cose incredibili. Poi gli altri sono stati più o meno stabili, 14, 16, 20, insomma, no, di questo genere, però le ultime ho visto che è un pochettino più di meno viso, potrebbe diventare anche a me. Comunque, si vedrà successivamente. Per questo video ragazzi è tutto, io vi ricordo che se il video vi è piaciuto condividetelo, mettete mi piace, commentate se volete scrivermi qualche cosa. Noi ci vediamo al prossimo video, ricordate che il prossimo sarà lo scontro finale con Hilda di Asgard. Un bacio a tutti.